pagina, perché vogliamo farvi respirare ancora un momento l'aria di Sanremo. È stato un grande successo, ma insomma c'è un autore che qualche anno fa in qualche modo ha scritto una pagina indelebile di un festival, sto parlando del 2003, hanno in qualche modo ricreato insieme la coppia Mina Alberto Lupo. Mina era interpretata da Serena Autieri, Alberto Lupo chi era? Guardate. Quando il momento dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti parole, giuro. Parole, 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 soltanto parole. Parole. Con noi Massimo Ghini. Parole, 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 parole. Ciao Massimo, come stai? Allora, anche tu al Festival di Sanremo, parliamo del 2003, però non l'hai mai condotto, eh? Non l'ho mai condotto Sanremo? No, Sanremo non è mai non capitato. L'ho mai condotto, potrei farlo l'anno prossimo, sai quello che. Beh, mica male. No. Che ricordi hai di quell'esperienza? Andai a Sanremo, sai perché? Perché io stavo facendo, usciva su Rai 1 La Cittadella, che già quella era diventata una fatica enorme perché affrontavo il monumento di Alberto Lupo. Chiaro. E c'è stato un intervallo perché in mezzo c'era Sanremo. Allora mi mandarono a Sanremo e con Serena Autieri, il grande Sanremo, Pippo mi male. Fece fare questa cosa. Comunque, allora, noi ci troviamo di fronte a un attore che fa tutto. Hai fatto musica, hai fatto teatro di prosa, hai fatto fiction, hai fatto cinema, tra poco ne parleremo. In televisione hai fatto anche l'agente segreto a modo tuo, guarda. Ah, certo. James, sono 6 ore che strisciamo in questa fogna. Non ne posso più. Siamo quasi arrivati, piccolo. James, sono tutta screpolata qui, guarda. Eh? È qui. Cos'è la mafia russa? Indietro. Una chiave inglese laser? Se amate la suspense, se amate l'azione, non potete perdere Agente 007, l'uomo dalle manine d'oro. E anche questa perdita è stata eliminata. È passato qualche annetto, è l'uomo dalle manine d'oro. Era bellissima, bellissima la cosa. Insomma, tu sei un uomo che veramente sa fare tutto, hai fatto di tutto, vorrei un po' raccontarti a capitoli. Per esempio, Massimo e la cucina. Dimmi un po', come sei in cucina? Sei bravo, sai cucinare? Guarda... noi italiani tutti, no? Sappiamo di calcio, facciamo i commissari tecnici e contemporaneamente adesso parliamo di cucina, quando andiamo ai ristoranti scegliamo il vino come dei sommelier. Non è vero niente, nel senso siamo abituati molto bene perché la nostra tradizione ci ha portato a questo. A me è successa la stessa cosa perché quando ho cominciato a lavorare e ho fatto anch'io il transfuga, cioè da Roma sono andato a Milano perché... Noi ci ricordiamo che Milano era il centro... Lontanissima, sì, sembrava molto lontana. Sembrava lontanissima. Arrivai lì, non guadagnavo una lira, avevo molta fame, quella fame artistica dell'inizio, però ero abituato a mangiare bene. Allora, siccome sono un po' come un boy scout, cioè io mi do da fare, non rimango lì, ho cominciato a telefonare a casa, alla mia tata, Maria Puddu, la sarda, alla quale chiedevo ma come tutte si preparano le cose. E lei mi dava le ricette, io piano piano sbagliando, chiaramente facendo dei pastrocchi, però ho fatto di necessità virtù e siccome sapete che la cucina unisce gli attori, gli artisti che si portano dietro questa immagine sempre della fame, una fame artistica, ho piano piano ho cominciato, però dopo sono rimasto che cucinavo anche per 20 persone, quindi casa mia era uno stereo. Ci devi invitare, ci devi era un invitare lavoro. A cena. Sì, però non ho vinto solo una volta in una trasmissione 4 cappelli. Va bene? Ragazzo, ho vinto l'Oscar. Bravissimo. 4 cappelli. Senti, Massimo e i colleghi, ma è vero che c'è questa amicizia con Antonio Banderas, bellissima? È vero, perché io nel 85-86, adesso cominciano a sparmallarmi, però era quel periodo, là, era il terzo film che facevo in vita mia,
venni chiamato in Spagna e lui era, sì, era così, ancora più giovane. Vabbè, così. Dai, insomma è passato un po' di tempo. Cioè, no, no, ma ti dico, meraviglioso Antonio. Eravate belli come il sole, dai. Eravamo bellissimi, guarda, andavamo via come le caramelle, come dicevamo. Quindi... No, ma fu una cosa, ecco, questo è il film. Questa era la locandina del film che si intitola Así como habían sido, così come eravamo, trio, sottotitolo. Era la storia di questi tre amici che avevano studiato musica insieme e avevano composto il trio, poi il trio di Tchaikovsky. E avete un portafortuna insieme? Noi dall'epoca ci strappammo, siccome eravamo un gruppo di attori con quello in mezzo che si chiama Juan Diego, che è un attore come... che ti posso dire, famoso in Spagna come Miguel Placido, da noi, parlo anche per età e collocazione, e poi altri attori che oggi sono in Spagna dei numeri uno, eravamo tutti giovanotti, insomma quella sera strappammo questo dollaro e ce lo siamo consegnato l'un l'altro, e ce l'ho ancora. Allora, Massimo e la paternità, tu c'hai quattro figli, quindi siamo da questo punto di vista, insomma abbiamo dato, come dire, un segnale, no, al paese molto importante, forse sì. È per questo che si lavora anche tanto, perché bisogna poi farli crescere tutti. È quello che dico sempre, se va avanza qualcosa non vi vergognate, insomma, prendiamo tutto. No, tra l'altro se possiamo mandarle in onda, ci sono delle immagini in cui tu hai presentato i tuoi gemelli, eccoli qui, proprio in un programma che era I Cervelloni. Era il 1994, fra l'altro eravamo nella stessa clinica, perché io partorivo Sara, quindi ci siamo ritrovati, ti ricordi lì? È vero, insomma, una cosa che ci accomuna. Però la cosa bella è che adesso un figlio tuo lavora con te. Leonardo, questo film, che non è uno di quei due, il terzo. Dei gemelli, sì. Che però insomma, che effetto ti fa lavorare con tuo figlio, fra l'altro con un figlio che fa te da giovane in questo film, la mia banda suona il pop. Il caso è stato quello, perché sennò poi si scatenano sui social come al solito tutte le storie, ah, i figli, le cose, no. E poi c'è sempre una cosa che io dico, ma scusate una cosa, ma se voi andate dall'avvocato, dal notaio, dal dentista, almeno uno, dice, guardi, oggi papà non c'è, ci sto io. No, io non ho mai sentito qualcuno che si scatena e dice, ah, perché quello il figlio lavora. No, ma poi diciamo anche la verità, di quattro, uno con la passione per il teatro, per la recitazione. Ha appena finito l'accademia, quindi ha voluto studiare, non è nemmeno, anzi adesso sta tutto macinato dalla cosa, perché deve fare. La cosa è nata semplicemente perché nel film ci siamo noi, la band, che compone il film, i Popcorn, che tu ricorderai benissimo, negli anni Ottanta, sì, eravamo noi, ci dividevamo la scena, tu e noi, eravamo i veri cult, ecco. E allora serviva di trovare degli attori che fossero simili, ricordassero noi, giovani, però 30 certo. anni prima. E allora Fausto Brizzi mi ha detto, scusa... Ce li hai in casa? Leonardo, porta Leonardo. Gli abbiamo messo la parrucca e infatti, devo dire... Senti, raccontami impressionante. Un po', no? La mia banda suona il pop, appunto, fa anche un po' effetto, no? Perché dopo aver visto il Festival di Sanremo, la Reunion dei Ricchi e Poveri, di Albano e Romina, comunque tutti i personaggi, insomma, che sono molto amati, no? Certo. In Russia. Voi questo film l'avete fatto prima, perché insomma esce oggi nelle sale, ma in realtà è stato pensato molto prima. Che effetto va fatto quando poi c'è stato questo grande ritorno e questa Reunion... Guarda, al festival. Io approfitto che siamo in diretta perché devo fare un'operazione di outing pazzesca, sì? Che creerà anche scandalo, ma la verità è che il Festival di Sanremo l'abbiamo vinto noi. Adesso non voglio, scusate, perché quando è successo quello che è successo, coppie che si sono separate in scena, tutto quanto, c'è una panchina, come tutti sanno, a Sanremo di cantanti che aspettano e noi li abbiamo sostituiti. Non l'hanno voluto spiegare, ma il televoto, quando siamo passati alle 2:10 di notte, eravamo ridotti come dei polipi serviti a tavola, è stato delirante. Pazzesco. I Ricchi e Poveri chiaramente ci hanno copiato. Adesso aspettiamo anche le loro scuse, con tutto che io mi ero fatto i capelli... Pensavo di essere più il biondino. Bellissimo, veramente molto molto affascinante. Però insomma, Lucky, il tuo personaggio in realtà questa Reunion non la vuole, no? Però c'ho tua moglie, insomma, che in qualche modo cerca di convincerti, guardate. Oddio. Quando t'ho conosciuto eri una popstar, un selvaggio senza limiti, senza paura, un animale. E beh, sono cambiato. E io, grazie a te, non sono morto a 27 anni, come tutti i più grandi musicisti, peraltro. Non dimentichiamocelo questo. Lucia. Tu sei già morto, da anni sepolto, decomposto, no zombie, la notte dei morti viventi, non gliela faccio più, è finita, basta. Di la verità,
Tu c'hai un altro. Ma magari, magari, Luciano. Ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Però adesso, per favore, tu da qui te ne vai. Veramente ti volevo ricordare che il negozio è mio. Giusto, giusto, giusto. Quindi sono io che vado a casa, è vero. Pure la casa è mia. Oh, da qualche parte te l'ho pure andata, che dici? Vado in macchina, no, pure la macchina è tua. Vabbè, io me ne vado, io me ne vado. Io vado, però tu non fermarmi. Mirella, non fermarmi. Non rendere questa cosa ancora più difficile. Hai capito? Ma te ne vuoi andà? Quindi, diciamo, decidi di tornare con i popcorn. Ero finito a lavorare da artista che volevo essere dentro un ferramenta, con tutto il rispetto dei ferramenta, però insomma non avevo avuto sicuramente la scalata del successo. E sì, e poi a quel punto mi riunisco e per un fatto solo artistico di cuore e per 50.000 euro a testa che ci danno, chiaramente tutti insomma, ci diciamo... ti hanno convinto. E quindi grazie a Christian De Sica, Diego Badantuono, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini, da oggi in tutti i cinema la mia banda suona il pop. Grazie. Grazie Massimo. Tanti auguri. Grazie. Una brevissima pausa, ritorniamo subito. Nato per ballare poi.